Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 15esimo episodio della Soul Link Pokémon Rosso e Blu. Qui con noi c'è, come al solito... Ma salve a tutti ragazzi, c'è sempre Rocket qui con voi. Ciao a tutti. Ed eccoci qua in questa terzultima parte della Soul Link, mamma mia. Mamma mia. E niente, Luke, cosa facciamo oggi, anche se mi sembra ovvio? Ragazzi, oggi cerchiamo di vincere addirittura due medaglie in una sola parte, quindi Blaine e poi la grande sfida finale con Giovanni, mamma mia. Esatto. Oggi veramente si rischia tantissimo, mi dicono. Ok, io sono entrato. Allora, ragazzi, c'è da dire che, allora, Blaine sarà relativamente più semplice di Giovanni. Con Giovanni dovremmo avere un po' di culo. Esatto. Io inizierei a sfidare qualche allenatore così che ci viene così, boh, non so. Viene facile, cos'hai? Cioè, quelli che ci spiano li affrontiamo. Esatto, così, però non insomma. Tutti per lo stesso discorso delle altre volte, che sennò viene lunghissimo. Poi al massimo, ragazzi, li alleniamo fuori parte, non c'è problema. Esatto. Ragazzi, io per la prima volta uso Bruce in parte, non l'avevo mai usato forse, in diretta. Ah, allora, poi non abbiamo detto che li abbiamo allenati io tutti fino al 48, Luke quasi tutti fino al 48. Quiz Pokémon, rispondi a queste qua erano le domande più ignoranti di sempre. Sì, esatto, falla, facciamone una poi. Sono dopo. 9 le medaglie ufficiali della Lega Pokémon, certo, sì, ovvio. È ovvio. Nel mondo distorto magari, sì. Nel mondo distorto. In questo mondo no. Attacco pioggia. Questa qua, Poliwag si trasforma 3 volte. Nei remake era bastardissima. Perché c'era Politad, no? Esatto. E però era falsa. E quindi io, tipo, la sbagliavo sempre. Oddio, no, Magmar. Io me lo ricordo molto male, questo Magmar. È quello che ti ha shottato Aircanto. Mamma mia, che buon Pidgeot. Che palle, devo uscire, ma hanno avvelenato. Devo farmi un po' di rimedi. Avvelenato? Sì, okay, vabbè. Intanto faccio un quiz Pokémon, dai, vediamo se è lo stesso che hai fatto tu, ma non penso. Adesso vedi che lo sbaglio, se lo sbaglio mi... Allora... Raga, okay, se lo sbaglia 100 dislike. Se vuoi tenerti Pokémon, sì, ok, dai. Allora, Poliwag si trasforma 3 volte. Attenzione. 2 volte in questa generazione. Sì, è quindi, infamissima, come è la domanda più infame che potessero fare. Cioè, più che altro esatta. Nei remake è infame. Qua no, perché vabbè, uno dice, beh, qua, ovvio. Sì, nei remake diciamo che ti viene il dubbio comunque su cosa rispondere. Qua invece no, dai. O continuano a bruciarmi, avvelenarmi. Non va bene. Farmi bestemmiare, ok, sono arrivato all'ultima domanda, dai. Ah, questa qua era bellissima, tipo la MT28 contiene pietra tombale. Pietra tombale mi è sempre piaciuta. Allora, non sono identici Pokémon dello stesso tipo? È lo stesso livello, sì, non sono identici. Esatto. Risposta esatta. Per un momento mi si è girato il sangue, ragazzi, avevo pure la ciccata. Cioè. Vabbè, no, ci sono comunque, se non sbaglio, in prima gen comunque ci sono gli EVS, se non sbaglio. Sì, esatto. No, perché ho tenuto... No, non gli EVS, scusami, gli EVS ci sono. Sì, non erano ancora arrivati gli altri, purtroppo. Era esatto, tipo Natura non c'era ancora. Ok, ragazzi, ma che cavolo di spider c'ha Blaine? Sì, sembra un panzone classico. Vabbè, parliamogli. È un vecchietto quelli normali, vero? Ci sei? Sì, sì. Sì, è uguale, cioè, boh. Io sono qua. Ok, hey, parliamo. Sono Blaine, che vuole essere di cannella. I miei Pokémon inceneriranno ogni sfidante. Procurati l'antiscottatura, cioè le cure totali. Bitch. Ma poi l'antiscottatura in una Soul Link randomizer. Sì, tutto, proprio. Cioè. Te la serie che le trovi per terra così, no? E parte la sfida contro lo scienziato pazzo Blaine. Che invece durante la lotta ha uno sprite onestissimo. No, invece no, una lotta infatti ci sta toppio. Attenzione, graffio di Blaine. Ahia, ho paura. Questo... Io ho paura. Dicevi, tu? Che stai facendo? Credo mi abbia usato una mossa tipo puro gelo, ho visto e ha fallito. No. Oddio. Pensavo che fosse andata a buon fine. No, per fortuna. Pronto. Allora, questo qua mi ha mandato Orsi e Zubat, io adesso dico. E Metapod, sì. Ma cosa? Dai, mi sono allenato. Dimmi almeno che l'ultimo Pokémon è forte. Sandslash. Vabbè. Sandslash. Livello 47, pensavo fosse 48 io. Ho sbagliato. No, 47. Dato Golem, lo sto guardando adesso. Golem è stranissimo in questa generazione. È puccioso più che altro. Comunque io ho battuto Blaine, è stata una cazzata. Mi ha incenerito. Si è meritato la medaglia Vulcano. È stata una cazzata assurda. MT38, vediamo ragazzi, cos'ha. Mamma mia. Adesso vedi, fuoco bomba veramente. Raggio Aurora, mi piace. Ci sta, la mia... Veleno gas, abbastanza inutile per il momento. Ma potrei insegnarla anche a LA, tipo al posto di... Di? Chi? Boh. Intanto se non sapete perché si chiama LA, perché il primo nome di Weezing sì, era l'avevo detto, la forse. Città di Los Angeles. Mi pare di sì, comunque vabbè.
vecchie citazioni. Lo insegnerei a Totem al posto di Tenaglia, che è una mossa orribile, ho constatato in questa Soul Link. Pronti, esatto, per andare da Giovanni? Io non ho volo, ragazzi, devo andare a prendere coso. Io mi sono già trasportato. Perché sono volato a Biancavillo? Devo andare a Smeraldopoli, sono un genio. Ok, no, mia ragazzi, ultima sfida con Giovanni, ultima medaglia di questa. Vai, tu cominci ad andare alla palestra, dai. Ragazzi, entriamo. Intanto c'è il vecchietto che si chiede se il capo palestra è tornato. Anch'io sono volato a Biancavilla. Vabbè. Sono volato a Biancavilla. Okay. Comunque, raga, no, volevo fare una precisazione. Per chi magari dice che magari non lo sa, per carità, che ho preso Articuno, che lo sto utilizzando, ma non varrebbe. Le regole della Nuzlocke, e quindi anche della Soul Link, ci permettono di catturare un Pokémon che non sia il primo del percorso nel caso in cui noi non avessimo un Pokémon in grado di utilizzare un AMN. Quindi, ragazzi, esatto, non me ne vogliate, insomma. Olè, siamo dentro. Io questa palestra la odio. Questa palestra, diciamo che è abbastanza... Ci sono tantissimi allenatori, molti, e hanno tantissimi Pokémon. Ecco, appunto, ne ho già beccato uno. Questo qua è un Gastly al 43 che io... Farei raggio Aurora, che non fa niente. Mi sa che l'ho un po' sprecata su Totem. Attenzione, è andato il mio Bruce. Da Pokémon più scarso è passato a Pokémon più forte. Incredibile. Dal nulla. Ah, io non l'ho detto, ma il mio Hitmonchan ha imparato calcio salto. Quindi, bitches a casa tutti. Bitches, raga. Ok. Adesso lo metto davanti così faccio vedere. No, ci sono troppi allenatori in Ma ci sono anche gli strumenti in sta palestra. Ho trovato un revitalizzante per terra. What? Un altro bug. Intanto. Ah, non lo sanno loro, Luke. No, appunto, diglielo tu che sei stato prima incontrato. Allora, dai. Praticamente stavo sfidando i nuotatori. Cioè, ho sfidato un nuotatore così a caso a nord dell'isola Cannella. Io intanto sono arrivato da Giovanni. Io quasi. A un certo punto sfido uno al posto del nuotatore. Cioè, c'è un cazzo di zucca pelata. Non si sa come. Cioè, perché. E poi Luke è andato lì anche lui e ha constatato che effettivamente c'era un zucca pelata che non si capiva perché. Io davvero questa cosa qua non me la ricordavo. Mi sono abbastanza perso. Come cavolo si fa a prendere quello strumento, scusami? Boh, non lo so, io sono arrivato da Giovanni in qualche modo. No, un attimo. Ah, ok, si passa da questa parte. Non avevo visto che c'era anche questa apertura qua. Bene, ci sto arrivando anch'io fra pochi secondi. Ok, va bene. Mi dicono. Allora, aspetta che forse devo curarmi i Pokémon. Io non rischio, tanto ho un sacco di soldi. No, infatti ti conviene prendere tutte le medicine giuste, ciao. Ole, okay. Io ho anche una caramella rara che darei sinceramente intanto a... Intanto il tuo Bruce, il tuo papà, il tuo Hitmonchan che livello è, scusami? 48. Minchia, il mio Bruce è arrivato al 50. Non so la perché. Madonna, adesso dai, lo faccio salire anch'io al 50 contro Giovanni. Ha fatto un sacco di esperienze, non si sa come. È perché è devastante, ci avrà un attacco che minchia... È intanto Rocket si sbaglia con i teletrasporti e torna indietro così a caso, mamma mia. Dai, Luke, ti sto aspettando io. Ok, sono davanti a lui, aspetta che mi do una pozione. Tu devi fare il dialogo, mi raccomando. Mamma mia, ragazzi, siamo arrivati. Vai. Ehi là, questo è il mio nascondiglio. Qui volevo ricostruire il Team Rocket. Ma mi hai scovato di nuovo. Va bene, allora non mi tirerò indietro questa volta. Ancora una volta dovrei affrontare il grande Giovanni. E parte l'ultima sfida della Soul Link in palestra, ragazzi. Tra l'altro, stavo pensando che è una cosa curiosa, perché tu sei il tuo personaggio ispirato a Giovanni. Sì. E io mi chiamo Giovanni. Quindi è come se tipo ci stessimo affrontando una cosa strana, però vabbè. Invece di Inception, un strano Inception così. Chi ha il tuo Giovanni come primo Pokémon? È bellissimo. C'ha Caterpie. Jinx mi ha fatto attacco d'ala su Papa Swag. Ok, non mi ha fatto niente però. Papa Swag. Il mio primo Pokémon era Pinsir. Cazzo, Articuno, Giovanni. Ma no! No, brutto Articuno. Vado di botti in testa. Ok, io mando Drake, tanto è randomizzata, non dovrebbe avere mosse di tipo ghiaccio. Perfect, sì, ovvio. Ovviamente. Bello, mi è piaciuto sto cometa pugno. Vero? Era bello. Charmeleon come ma sai che ho fatto una cazzata? Aspetta. Quale cazzata? Ah no, ok, pensavo di avere ancora in squadra Articuno, invece non è così. Ok, io lo sto arando malissimo. È stata una dura lotta, hai vinto tu, come premio eccoti la medaglia a terra, ho battuto Giovanni. Eccomi qua. Giù, olè, perfetto, ho battuto anch'io, perfetto. Ultima medaglia ottenuta. Sai cos'è? Che siamo soltanto a 9 minuti, quindi... Ah, in teoria sarebbe abisso sta MT, invece è ventagliente. Sì, perché non c'era ancora terremoto, cioè non tirava terremoto in questa...
Era Abyss, sì. Aspetta un attimo che butto la... Intanto perché Giovanni si è girato dall'altra parte? Non me lo ricordavo. Boh, non lo so. Io sì, me la ricordavo, ma non ho mai capito perché. Aspetta, che mi devo... Devo ancora prendermi la MT-27. Luke, siamo a 10 minuti. Proviamo la pazzia. Ragazzi, questa potrebbe essere la pazzia che ci... Intanto Giovanni ci dice addio per sempre. Addio, grande Giovanni. Beh, stiamo rischiando però, ma ci proviamo? Ci proviamo. Proviamola, dai, che noi siamo dei rischi a tutto. Al massimo perdiamo la Soul Link, ma... No, non la perdiamo. Per chi non l'avesse ancora capito, stiamo andando a sfidare il nostro rivale, Gary. Cioè, Rocky è creepy, mamma mia, ragazzi. Il suo Pokémon più forte mi pare che era il 53, se non mi ricordo male. Attenzione, cosa? Tu Rocky? Sei... Che sorpresa averti qui, oh mio Dio. E così vai da Lega Pokémon? E anche tutte le medaglie. Fantastico. Sfido in preparazione della Lega Pokémon. Quindi, io so giocare per mamma mia, tre battaglie fondamentali oggi. Ragazzi, questa parte ovviamente tanti like per le tre battaglie. Proprio. Manda in campo Dragon era al 47, io c'ho caga. Manda in campo Machop il mio. Io l'ho addormentato tatticamente. Ok, Goldin. Vabbè, Goldin ci può ancora stare, ragazzi. Ole, io sono 1-0, Luke. Io non ci ho buttato giù uno. Zapdos. Oddio, no, non mi piace Zapdos. Cazzo dito. Io mando John Cena perché lui è il top del top. Seconda, no! No, non mi piace questo Zapdos. Oddio. T'ha battuto? No, cioè, no, no, t'ha shottato? Però... No, non mi ha shottato. Ok, Luke, io sto andando sciallissimo. Sono già 3-0. Io no, purtroppo. Ok, io Zapdos. Lord Helix a casa pure questo, 4-0. C'è una squadra del cazzo. Polivrat, ok, io ci vado di tuono pugno. Non mi fare mosse brutte. Attacco pioggia, ok. Aspetta che l'ho battuto? Lo voglio addormentare. No, mi sono trovato davanti un Tauros abbastanza fastidioso. Il Tauros mi ricordo che ti aveva dato molti problemi nel corso di questa serie. Sì, infatti, tipo allora sdoppiatore. Raggio Aurora, Regi Papa Swag, calcio salto, Olea a casa, perfetto. Qua me la sono cavata bene. Sta per utilizzare Marowak, ultimo suo Pokémon, livello 53. Pidgeot, l'ultimo Pokémon suo Pidgeot, che è proprio coerente. Attenzione, minchia, Sina, davvero? Sina contro Pidgeot al 53, il suo Pokémon più forte. Olè, io ho vinto, perfetto. Ragazzi, non ho ancora vinto, ma sto per vincere. Ho vinto, abbiamo vinto tutte e tre le sfide, ragazzi, grandi. Senza perdere Pokémon, tra l'altro. Senza perdere Pokémon. E, ovviamente, ci manca solo più il pezzo forte, la mia vittoria e la Lega nelle prossime due parti. Mamma mia. La Lega, cazzo, sarà una sofferenza allenarli, perché sarà una sofferenza, ma noi, ragazzi, lo faremo molto molto buon. Che dici, andiamo verso via vittoria, ci facciamo tutta la parte delle guardie, tanto siamo a 13 minuti tipo. Sì, e poi penso che possiamo anche catturare un Pokémon in quel percorso, non ne sono molto sicuro. In teoria sì, mi pare. In teoria penso che quel percorso sì, dimmi. Ce l'hai la mappa. La mappa qua non mi dice se è un percorso, cioè in teoria dovrebbe essere il percorso 27 secondo questa mappa che ho davanti, ragazzi. Però non lo so, sapete? Boh, che noi lo prendiamo al massimo, cioè a parte che non lo useremo quasi sicuro, no, perché tanto ragazzi, abbiamo già uno squadrone. Comunque io sono già all'acqua, io sono all'acqua. Io sono a medaglia cascata, aspetta. No, io sono già all'acqua, nel senso sono già al fiume, quindi io faccio la cattura a sto punto. Vai, inizia te. Ok, medaglia arcobaleno, perfetto. Si possono trovare Pokémon? Io però ci pesco. Ah no, non ci posso pescare. Okay. No, non si può pescare qua purtroppo dal surf. A meno che non ti metti lì. Vabbè, no, allora vado di surf. L'hai trovato allora, te, Luke? No, non trovo niente. Siamo sicuri che si può? Sì, ma si può. Ah, ma c'è una tizia qua in acqua per la medaglia anima. Non lo sapevo. Sì, nei giochi nuovi c'era dietro. Beh, Luke, io cerco il Pokémon anch'io, dai. Ma non so se si può trovare, non trovo niente. Neanch'io, effettivamente. Mi sa che a sto punto. Beh, c'è l'erba sopra. Vai, inizia te. Subito, vediamo. Abra. Ok, vabbè. Vabbè, tanto, non è onesto. No, aspetta, io c'ho già la Kazama, quindi posso riprovare. Riprova allora, dai. Riprovo. Mankey, vabbè, raga. Lo catturo, ma non lo userò mai, ve lo dico. Tu invece che hai trovato? Adesso arriva. Dica. Allora, poi Oddish, ma avevo già Vileplume, quindi no. Quindi niente. Io tanto catturo questo Mankey. Catturato, intanto ragazzi c'ho già Bruce, quindi... Venonat. Vabbè, al massimo lo catturi e... Preso, mi piace tantissimo perché Venomot è onestissimo, però... Lo chiamo Forest, mi ispira Forest per questo Mankey, vabbè, lo ragazzi... Lo chiamerò... Dica. Boh, non lo so... Bene. Sì, come lo chiamerai? Ti dica. Lo chiamerò Vrong. Vrong.
Sbagliato. Il Pokémon sbagliato che è arrivato al momento sbagliato, non potrà mai entrare in squadra. Soprattutto, tra l'altro, penso che molti lo sappiano, però la vera evoluzione di Venonat doveva essere Butterfree, mentre invece l'evoluzione di Weedle doveva essere Venomoth, ma per un errore probabilmente dei programmatori, diciamo, non è stato così. Non hanno fatto niente. Tra l'altro, io sono arrivato alla Via Vittoria e quindi direi che per questa parte, ragazzi miei, possiamo anche fermarci qua. Io spero che vi sia piaciuto e se così vi invito, come al solito, a lasciare un like. È la mia la parte, vero? È tua, quindi ok. Tu proprio. Pensavo di star per fare un fail. Comunque, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale sia mio che di Rocket. Passate dal suo canale subito dopo aver visto questo video, che troverete la 16ª parte dove percorreremo la Via Vittoria e smadonneremo. Non l'abbiamo ancora registrata, non si sa. Non si sa niente ancora. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye, Recrute.